Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla Variax. Nel video di oggi continuiamo a parlare della Variax, la chitarra della Nice X a modelli fisici. Ne approfitto anche perché in scaletta abbiamo inserito un brano di Vasco, che è l'uomo più semplice, dove viene eseguito in drop D. La chitarra già prevede, tramite il suo selettore delle accordature, l'accordatura in drop D. In più ho già una chitarra programmata tra le sue, che è una Fender, a cui ho solo sostituito in programmazione il pick up al ponte con un pick up humbucker per avere un suono un po' più spinto, e quindi per l'esecuzione del brano standard ho già la programmazione fatta. Siccome mi è stato chiesto di eseguire il brano con la stessa configurazione però un tono sotto, in questo caso quindi andrò a programmarmi sfruttando uno dei custom. In questo caso sfrutterò il custom 2, utilizzando il primo pomello superiore. Quindi, come dicevo, utilizzerò il custom 2 per programmare la stessa chitarra, quindi la Fender con l'humbucker, però un tono sotto in drop D. Questo perché chi ha visto già i video precedenti sul custom 1 ho una programmazione di una chitarra, che in questo caso è la Gibson, sempre un tono sotto in drop D per il brano Cosa succede in città, dove però lì c'è un suono più heavy, quindi avevo la necessità di avere una chitarra che spingesse di più. Invece per il brano in questione, quindi L'uomo più semplice, dove è più un rock and roll e quindi c'è bisogno di un suono un po' più aperto, meno compresso, utilizzerò la Fender sempre con la programmazione che vi ho detto, quindi con humbucker, un tono sotto in drop D. Adesso andiamo comunque, per essere più chiari, sul software, sul Workbench HD, colleghiamo la chitarra al computer e vediamo come si può programmare dalla scelta della chitarra ai pick up e al tipo di accordatura. Quindi vediamo come organizzare il nostro preset. Ho collegato la chitarra al computer tramite la sua interfaccia. Questa è l'interfaccia USB collegata al computer e collegata tramite questo cavo, che poi è un cavo di rete, alla Variax, e poi inoltre collegato anche il jack alla scheda audio, che sta qui, per sentire comunque tutto quello che puoi, per testare poi insomma la patch. Quindi ritorniamo sul software. In questo caso andiamo a selezionare il custom 2, dalla sinistra abbiamo tutte le programmazioni, andiamo però a selezionare il custom 2, lo andiamo a selezionare anche sulla chitarra. Come potete vedere, man mano che ruoto, in tutte le posizioni ci sono le varie chitarre. A noi interessa programmarla da zero, quindi andiamo in custom 2 e qui possiamo selezionare il nostro tipo di chitarra. In questo caso c'è già selezionato una Fender Strato, che a me interessa. Il suono è questo. E andiamo a programmare il tutto. Allora, per prima cosa, in cui avevo già fatto delle prove, infatti se vedete man mano che sposto il selettore cambiano anche le posizioni dei pick up. Qui addirittura c'è un pick up dritto, un single coil dritto, non posizionato come il classico Fender. Sulla seconda posizione c'è quello originale, qui avevo fatto un po' di pasticci per fare delle prove. Addirittura al neck, quindi al manico, avevo inserito un humbucker. Vabbè, torniamo a noi, quindi riprogrammiamo tutto, andiamo a mettere al ponte, dove c'è un single coil, andiamo a selezionare un humbucker, quindi selezioniamo il pick up, in questa finestra dove ci sono tutti i pick up da scegliere, ci andiamo a scegliere il pick up che ci interessa. In questo caso mi interessa un 89 bridge perché indica la posizione, ed eccolo qua.
Poi al centro lasciamo il single coil e al manico lasciamo il single coil. Possiamo anche qui posizionarlo o orientarlo come ci pare, però vorrei fare una configurazione classica. Come potete sentire, il suono è già più carico, infatti faccio vedere la differenza passando dal single coil al humbucker. Questo è il single coil. Adesso passiamo all'humbucker. Ok, quindi questo qui ci interessa come posizione al ponte. Passiamo alla posizione intermedia e dobbiamo riprogrammare il tutto, quindi anche qui andiamo a mettere il nostro, avvizziamo e andiamo a mettere il nostro humbucker. Ecco qui. Quindi abbiamo in prima posizione l'humbucker, in seconda posizione abbiamo l'humbucker e il single coil, al centro in questo caso possiamo lasciare così com'è perché funziona solo il single coil, e nella posizione intermedia abbiamo i due single coil, quindi manico e centro, e al manico qui dobbiamo andare a cambiare perché è stato fatto un esperimento con un puff e gli andiamo a mettere il single coil. Ecco. Quindi come possiamo vedere tutte le posizioni anche del selettore sono state programmate, quindi ricapitolando abbiamo al ponte un humbucker, ponte e posizione centrale abbiamo humbucker e single coil, e poi centro e intermedio, quindi centro abbiamo il single coil, nella posizione manico e centro abbiamo i due single coil, nella posizione manico abbiamo il single coil. Quindi la programmazione dei pickup è stata fatta. Fatta la programmazione dei pickup, passiamo alle corde, quindi all'accordatura della chitarra. Come abbiamo detto, ci serve in questo caso per il brano un'accordatura, un tono sotto in drop D, quindi andiamo a portare l'accordatura standard in drop D che porta il Mi in Re, l'andiamo a portare in Do, e poi tutto il resto un tono sotto. Come si fa? Andiamo a selezionare da pickup string, qui abbiamo la nostra accordatura, quindi Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Iniziamo dal Mi a portarlo in Re, quindi nell'accordatura che è poi il drop D. Faccio sentire come cambia proprio il suono, da Mi, semitono, tono, e abbiamo il classico drop D. Infatti il pezzo che è l'uomo più semplice, il riff inizia in Re, e il riff è questo. Quindi abbiamo il classico drop D, però a noi serve portarlo un tono sotto, quindi andiamo a ancorare con questo tasto tutte le corde e scendiamo di un tono. E come vedete abbiamo il Do, il Sol, il Do, il Fa, il La e il Re. E questo è il suono.
fatto questo, dobbiamo adesso portare la stessa configurazione su tutti i pickup, perché se io vado a spostare al secondo pickup, come vedete, l'accordatura ritorna la stessa, cioè l'accordatura standard. Quindi anche sui vari selettori, visto che io andrò a utilizzare durante il pezzo tutti i pickup, a me serve che anche gli altri pickup lavorino con la stessa tonalità. Quindi andiamo al secondo pickup e lo stesso discorso di prima, portiamo drop D, ancoriamo e scendiamo di un tono, andiamo al pickup al centro e facciamo la stessa cosa. Qui posso, ci ho già fatto un esperimento di accordatura perché vedo tutto sballato, mettiamo tutto a zero. Quindi una volta che abbiamo creato la nostra patch, quindi selezionando la chitarra, selezionando il tipo di pickup nelle varie posizioni, quindi come possiamo vedere in ogni posizione c'è quello che noi abbiamo selezionato, in più selezionando il tipo di accordatura, perché come vi ho fatto vedere per ogni posizione di selettore dobbiamo avere lo stesso tipo di accordatura. Fatto questo, andiamo su a passare il tutto sulla chitarra, sulla memoria della chitarra, facendo upload all. In questo modo tutta la programmazione, anzi in realtà tutte le programmazioni fatte, verranno trasferite nella memoria interna della chitarra, perché poi una volta staccato il cavo dell'interfaccia possiamo utilizzare la chitarra su un qualsiasi amplificatore. Fatto l'upload, proviamo adesso che il tutto funziona anche scollegando la chitarra dalla sua interfaccia. Quindi andiamo a scollegare il cavo dell'interfaccia che si trova al di sotto della chitarra. Ecco qui, scolleghiamo questo, logicamente lasciamo il jack inserito per sentire l'audio. Fatto questo, andiamo a fare la nostra prova. Quindi partiamo da quello che è il suono standard con la programmazione standard di una strato. Il suono è questo, il brano, come vi dicevo, viene eseguito in drop D. Posso quindi selezionare dalla chitarra direttamente il drop D e il suono è questo. Quando mi servirà eseguire il brano un tono sotto in drop D, andrò a selezionare il custom 2 che ho programmato, quindi il suono diventa questo. In più abbiamo, come visto, eseguito la stessa programmazione dell'accordatura su tutta la posizione dei selettori, quindi ok, perfetto, il tutto funziona, quindi la chitarra è pronta di nuovo per suonare live. Ok ragazzi, anche questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, se così fosse gradito sempre un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, di seguirmi sui social. In conclusione, cosa possiamo trarre da questo video? Che ancora una volta la tecnologia, in particolare il mondo digitale applicato alla musica, ci è venuto incontro facilitandoci la vita da musicista. Di questi video ne farò altri perché ho visto che siete molto interessati all'argomento. Io intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.